Vi presento questo titolo nella lingua marocchina. El Shajara El Tariq, alberi in viaggio. Li Seten Ruk. Деревья в путешествии. C'è albero in viaggio. Vi presento il titolo in albanese, alberi in viaggio. Pem një uftulime. Vi presento il titolo in serbo. Drva i puti. Vi dico il titolo in rumeno, Pomuri în călătorie, cioè alberi in viaggio. Nell'arboretto del pilastro ho visto una fagna piuttosto magra, che assomiglia come forma alla foglia di una quercia. Le sue foglie sono bellissime. Nell'arboretto del pilastro c'è un albero così birichino che qualche volta fa l'occhiolino. Si chiama pioppo bianco. Ha delle foglie che splendono al sole. Durante l'inverno si riposa e dorme come un orso. Nell'arboretto del pilastro ho visto un olmo che sembrava una racchetta da ping pong. Ha tanti rami e mi piacciono anche le foglie un po' seghettate. Nell'arboretto del pilastro c'è un acero campestre molto birichino. È un po' dispettoso. Ha soffiato le foglie molto lontano, con la sua bocca piccola piccola. Nell'arboretto del pilastro c'è un gioioso e spiritoso ginkgo biloba. Ha il naso da Pinocchio e in estate si sventola con le sue foglie a forma di ventaglio. Nell'arboretto del pilastro ho visto un liquidambar, mi sembrava un ombrello e il tronco era il manico. Nell'arboretto del pilastro ho visto una coelreuteria con il tronco storto. Assomiglia al cantante Caparezza, perché la chioma mi ricorda i suoi capelli. È allegra e spiritosa. Non porta gli occhiali come me. Nell'arboretto del pilastro c'è una sequoia molto divertente e spiritosa. Alcune volte è un po' dispettosa e ama fare scherzi. È molto giocherellona e le piace giocare a nascondino con i fiori. Quando gioca è molto felice e dice: "Che bello essere al mondo!" C'era una volta un seme che era dentro un frutto. Il frutto poi marcì. Allora il seme venne fuori e vide una valigia. Vennero presi entrambi da un aereo che veniva dall'America. Dopo 4 ore di viaggio, il seme uscì dalla valigia, cadde per terra e da lì nacque un albero con tanti rami. I rami erano sparsi dappertutto. C'era una volta un seme che era su una nave nell'Oceano Atlantico. La nave si fermò a un certo punto in un'isola.
seme cadde a terra. Dove la nave si era fermata c'era un albero che aiutò il seme ad andare in un posto lontano, dove c'era una terra libera per seminarlo. Piano piano spuntò un altro albero da quel seme che era stato piantato. L'albero fece dei frutti e il seme lo ringraziò per averlo aiutato. C'era una volta in India un seme che è caduto da un albero su un tappeto volante. Lui passò sopra molti paesi, tra cui la Russia, facendo delle giravolte, e Grecia, facendo crescere fiori all'albero. Proprio in Bologna, al parco dell'Arboreto, si fermò e il seme cadde. Dopo tanti mesi, lui crebbe. Dal seme è cresciuto un albero gemello. Il maschio si chiamava Max e la femmina Giulia. Il loro sport preferito è il tennis. Se volete vederci, siamo là che vi aspettiamo! C'era una volta un seme che veniva dalla Cina. Un giorno un uccello passò, vide il seme e lo prese tra le sue ali. L'uccello vide un camino pieno di terra e ci entrò dentro. Dopo un lungo viaggio, l'uccello uscì e fece cadere il seme a terra. Nell'alboreto del pilastro è cresciuto un albero viaggiatore multicolore e multiforme. Era bellissimo, tutto colorato come un arcobaleno.